Ora parliamo ancora di produzione. Marco Cerera ci presenta la S-Cross di Suzuki, un servizio che è stato girato nei pressi del lago di Iseo e potrete vedere Montisola e anche la presenza ancora in quel momento della registrazione della Floating Piers, che è la stupenda opera che ha fatto Christophe e che ha avuto tanto successo nel lago di Iseo. Vediamo il servizio. Con la nuova S-Cross il SUV Suzuki si rinnova nel carattere, nel design, nell'equipaggiamento e nelle prestazioni per confermare il suo ruolo di ammiraglia. Con i suoi 4,30 metri di lunghezza, S-Cross è la scelta giusta perché cerca un'auto caratterizzata dalla proverbiale affidabilità Suzuki, ottimi consumi, con alta qualità di guida, nel massimo del comfort e della sicurezza anche grazie alla celebre trazione integrale 4x4 o il grip. Con la nuova strategia Turbo Only, la gamma propulsori è ora formata dalle unità 1.0 e 1.4 Booster Jet, turbo benzina a iniezione diretta di ultima generazione che affiancano la conosciuta unità diesel 1.6 DDIS. S-Cross dispone di una gamma di sistemi di sicurezza attiva e passiva all'avanguardia, garantendo performance eccellenti su strada, unitamente ad un ottimo grip su terreni a scarsa aderenza, assicurata dalla tecnologia 4WD All Grip, frutto dell'esperienza da leader mondiale di Suzuki nella trazione integrale. S-Cross è dotata di sistema infotainment che comprende display con schermo touchscreen da 7 pollici con funzione retrocamera, connettività USB e smartphone, Apple CarPlay e MirrorLink, nuovi anche i sedili ora riscaldabili. L'ampio uso di acciaio ad alta resistenza rende la scocca estremamente resistente in caso di collisione e al contempo leggera. S-Cross garantisce piena sicurezza a guidatore e passeggeri negli spostamenti quotidiani, grazie all'ausilio di numerosi sistemi per la sicurezza attiva e passiva, tra cui i nuovi sistemi Radar Brake Support, RBS, e Adaptive Cruise Control. ACC. Affinamento del motore, qualità aerodinamiche superiori e peso contenuto, consentito dall'uso di acciaio ad alta resistenza per la scocca, abbattono considerevolmente le emissioni di CO2, fino ad un livello tra i migliori del mercato italiano dei SUV di segmento C, 106 grammi per chilometro per la versione 2WD, 1.6 diesel start and stop. Accanto ai cambi manuali, a 5 e 6 rapporti rispettivamente per i motori Booster Jet 1.0 e 1.4, le unità benzina propongono ora la nuova trasmissione automatica A6AT. Sul motore turbo diesel DDIS si conferma la disponibilità del cambio manuale a 6 marce e dell'automatico doppia frizione DCT, anch'esso a 6 rapporti. Il sistema di trazione integrale All Grip offre 4 modalità di guida selezionabili dal conducente attraverso un comodo selettore posto nella console centrale che garantiscono prestazioni e sicurezza ottimali nelle più svariate condizioni di guida. Tra le opzioni il bloccaggio del giunto che garantisce trazione quando il fondo si fa particolarmente difficile. Le dimensioni tipiche del segmento C rendono il nuovo SUV Suzuki una vettura ideale per le famiglie. Dati l'ampio spazio a disposizione per i passeggeri, 814 mm misurati tra lo schienale dei sedili anteriori e quelli posteriori, e la capacità bagagliaio, 430 litri standard VDA.